Siano lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la liturgia della Chiesa, che cade per noi in una ricorrenza particolare, di cui ovviamente parleremo, che è la celebrazione della festa delle forze armate e anche ciò che seguirà questa Santa Messa, la deposizione della corona sui caduti, ecco, delle forze armate, ha un tema che è, per molti aspetti, perfettamente conciliabile con questa felice ricorrenza che ci vede oggi testimoni. È il tema della risurrezione. Avete visto sia nel Vangelo che nella prima lettura, viene affrontato sotto due punti di vista differenti. Gesù confuta gli eretici di allora, che erano i Sadducei, che non ci credevano che ci fossero la risurrezione, facendo questo esempio: voi che siete tutti quanti grandicelli, capite, un po' per certi aspetti puerile, ma da cui poi Gesù trae occasione per dare un insegnamento molto elevato. Esempio è questo qui: uno che ci ha avuto 7 mariti e poi se si risorge, che facciamo? Voi capite che il senso di questa domanda è molto terra-terra, cioè non è che facciamo nel senso chi gli dice cara, capite bene, no? Ecco, siamo tutti quanti grandicelli. E qui Gesù dice attenzione, attenzione, attenzione. C'è uno scarto tra la vita terrena e la vita ultraterrena, cioè quando noi risorgeremo saremo gli stessi, con queste sembianze. È per questo che nel bollettino di questa settimana mi sono permesso di scrivere, vi prego di leggerlo, delle considerazioni importanti che riguardano la sacralità del corpo umano, perché in questi primi giorni del mese di novembre, con la festa dei defunti e con le visite al cimitero, la Chiesa intende, come dire, ricordarci una vera concezione della sacralità del corpo umano. Oggi il corpo è idolatrato e poi per certi aspetti bistrattato, ecco, perché non si comprende sempre il valore e l'importanza che il corpo ha in quanto tale. Durante le esequie, i riti funebri, se avete fatto attenzione, il corpo viene incensato terminata la celebrazione. Voi sapete che l'incenso, o qui non ci stanno i ministranti, se no la domenica sarebbe bene usarlo, l'incenso è il segno della presenza di Dio. Ma come il segno della presenza di Dio? E quello è morto. L'anima non c'è più lì, è vero che l'anima non c'è più, ma c'è stata. C'è stata l'anima abitata dalla grazia, e quel corpo che noi consegniamo alla terra, i cimiteri se li sono inventati i cristiani, noi crediamo che risorgerà nell'ultimo giorno. Io dicevo già nella messa di ieri, noi concludiamo il credo dicendo aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Come tutte le verità di fede, nessuno le può dimostrare. Per questo che San Paolo nella seconda lettura diceva non di tutti è la fede, l'abbiamo tutti ricevuta in germe nel battesimo, c'è chi l'ha costruita, l'ha alimentata, c'è chi può averla persa, c'è chi poi la ritrova, quindi però è fondata sulla risurrezione vera di nostro Signore Gesù Cristo, che è il cuore del messaggio cristiano, e lui è la primizia dell'umanità intera. Alla fine del mondo, quando il Signore tornerà, tutti i morti risorgeranno. Come diceva alla fine della prima lettura, non tutti andranno a fare una fine buona, qualcuno andrà a fare una fine non molto buona. E qui mi comincio a collegare con la festa che viviamo oggi. Ecco, questi martiri Maccabei, voi sapete che le forze armate combattono contro il male, il patrono della polizia è San Michele Arcangelo. Io soltanto questo, non voglio offendere nessuno, San Michele Arcangelo è rappresentato, insomma, in atto di combattere contro le forze del male. In ogni caso le forze armate, a cui in questo giorno, per le quali dobbiamo innanzitutto pregare durante questa Santa Messa, che il Signore le custodisca e gli dia sempre la grazia, la forza e il coraggio di fare bene il loro lavoro, e poi pregheremo anche per coloro che ci hanno rimesso la vita per fare questo, combattono contro il male, io dico combattono contro i reati, quindi contro i mali inerenti alla al corretto funzionamento sociale del nostro mondo. È fondamentale, quasi non ci fossero sarebbe la fine del mondo. Ecco, ci siamo pure noi preti, che non combattiamo contro i reati, ma combattiamo contro i peccati. Una battaglia un po' più, è un po' differente, non abbiamo le pistole. Io scherzando, sapete che succede, se posso fare una battuta, quando mi capita qualche volta di andare in aeroporto, io giro sempre armato, nel senso che mi porto in tasca l'aspersorio, lo metto nelle borse. La prima volta che andavo, quando mettevo queste borse dentro i metal saltava tutto, cominciavano a controllare queste borse perché temevano che c'avessi una pistola.
Allora quando la vedevo dice: e questo che è? Dico: questa è l'acqua santa, questa è la mia pistola, con tutto rispetto, insomma, non c'ha i colpi che ammazzano le persone, questa però c'è l'acqua santa che scaccia il diavolo, capite? Quindi ecco, c'è qualche piccola analogia, però c'è bisogno di forza e di coraggio. Abbiamo sentito nella prima lettura, guardate, questi quattro giovanotti, è una storia vera, ne ho parlato ieri sera, i martiri Maccabei, li hanno torturati e uccisi uno per uno sotto gli occhi della madre, che poi è stata uccisa per ultima. E abbiamo visto che una fede fondata, questi dicono: tu mi togli le membra, me le ridà nostro Signore il giorno della risurrezione. Cioè, tutti quanti noi possiamo dirlo, io oggi sto qui sul pulpito tranquillo e sereno, dico sì, se mi staccano le membra poi il Signore me le ridà il giorno della risurrezione. Bisogna vedere se lo dici quando te le stanno tagliando, quando ti trovi proprio dinanzi a una situazione di questo genere, perché siamo tutti, parlo per me, più o meno bravi a riempirci la bocca di tante questioni, poi bisogna vedere al momento della prova come reagiamo, no? Però una fede solida, una fede fondata, ha dato a questi giovanotti la forza di affrontare il martirio. Quindi nel rispetto certamente della libertà delle coscienze, ecco, io penso che è da auspicare anche per tutti i membri delle forze armate, io glielo auguro perché per me insomma è stata la molla decisiva della mia esistenza, una fede cristiana vissuta e, come dire, coscientizzata, perché rischiano la vita in alcune circostanze, ci sono dei momenti in cui non è semplice dover fare questo lavoro. E oltre chiaramente al senso civico, al giuramento che hanno prestato, al dovere, al senso alto del dovere che devono avere questi nostri fratelli per quanto riguarda la tutela dell'ordine, il rispetto della Repubblica, delle istituzioni, eccetera, certamente avere anche la motivazione di fede, sapere che se io perdo la vita in una circostanza di questo genere, certamente, questo potete stare sicuri, il Signore mi ricompenserà e grandemente mi ricompenserà. Quando questa motivazione è profondamente radicata nel cuore, può certamente essere un profondo aiuto, ecco, per svolgere con ancora più zelo, con ancora più dedizione il loro alto incarico. Io prima di concludere volevo riprendere un attimo il Vangelo, ecco, quindi c'è questa distinzione nella vita cristiana, noi dobbiamo pregare per questi nostri fratelli che ci aiutano a campare un po' meglio in questo mondo, ecco, ma dobbiamo sempre ricordare che la vita di questo mondo è una vita che termina. La Chiesa ha insegnato nel Concilio Vaticano II un buon equilibrio tra queste due dimensioni, no? Perché c'è stato sempre nel corso della storia una polarità tra un disordine, d'accordo? Cioè chi diceva: tanto dobbiamo morire e poi ce ne andiamo in paradiso, quindi disinteressiamoci o non occupiamoci troppo dei fatti della terra perché tanto dobbiamo andare tutti al cimitero. Questa è una posizione che ci ha avuto, diciamo, i suoi antesignani, ci ha avuto anche alcune circostanze storiche che l'hanno in parte giustificata, è una posizione estrema. Poi c'è però stato anche chi, specialmente nell'Ottocento, ha detto: no, lasciamolo perdere il Padre Eterno, lasciamo perdere tutte queste cose qua che sono tutte scemenze. Qui la vita è una sola, è la vita terrena e l'unica cosa di cui dobbiamo occuparci è stare bene qui. Tra l'altro molti l'hanno detto, ma poi nessuno ci è riuscito a realizzare il paradiso sulla terra, perché è un po' difficile realizzare il paradiso solo sulla terra. La Chiesa nella sua sapienza ha detto queste illuminate parole nei documenti dell'ultimo concilio, che noi camminiamo verso il paradiso, quindi abbiamo sempre l'occhio puntato verso il cielo, che ci consente di relativizzare in parte le realtà terrene. Però questa tensione verso la vita eterna non giustifica un atteggiamento di disinteresse o di disimpegno. Perché? Ecco la motivazione importante. Perché chi ci va in paradiso? In paradiso ci va chi ha compiuto bene la propria missione terrena. E la propria missione terrena comporta anche l'adempimento perfetto davanti a Dio dei nostri doveri professionali. D'accordo? Ciascuno nel posto che occupa. Cioè, come si diventa santi? Non soltanto certamente osservando i 10 comandamenti, le beatitudini, eccetera, ma adempiendo, insegnano i maestri di spirito, con perfezione i propri doveri di Stato. La maggioranza delle persone che mi stanno ascoltando, c'ha la famiglia, io dico sempre agli sposi: attenzione, che quando muori, dopo i 10 comandamenti, il Signore ti mette davanti: io, Francesco, prendo te, Anna, come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella fatica, nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Questo è il secondo esame. Poi c'è il terzo esame. Lavori?
fai il bersagliere, fai il carabiniere, fai il sindaco, fai l'assessore. Noi pensiamo che queste cose, dice Pazzi, ma queste sono cose terrene. No, no, queste non sono cose terrene. Il nostro Signore guarda come facciamo queste cose. E non è la stessa cosa fare il sindaco santo o fare il sindaco non santo. Non santo, non bisogna pensare al santo, capite, da quadretto di chiesa, perché il sindaco santo è quello che adempie i suoi doveri con la massima perfezione possibile, in spirito di totale disinteresse, di servizio alla collettività, cercando per quanto può di perseguire il maggior bene che percepisce come tale per la comunità. E questo il Signore nel cuore lo vede, capite? Qui non ci stanno lettori o non lettori. Stessa cosa vale per un membro delle forze dell'ordine, tale e quale. E ti trovi in tante circostanze, devi prendere delle scelte delicate, sapere come intervenire in una situazione come in un'altra, capite? E mi trovi in una situazione molto molto difficile, bisogna usare la forza, non bisogna usarla, come, quanto, sparo, non sparo. Ecco, sono tutte quante cose che il Signore vede e in base alle scelte e ai comportamenti che abbiamo preso valuterà poi il nostro operato, che sarà ai suoi occhi lodevole o biasimevole. Speriamo che non riguardi questo nessuno dei presenti, ma queste realtà non sono estranee alla fede, capite? Una visione che separa queste cose è una visione molto molto arcaica, cioè di stretta separazione tra sacro e profano. Cioè io vengo in chiesa, mi faccio il segno della croce, esco e poi la vedo un'altra cosa. No, cioè la chiesa è il luogo in cui tutta la vita viene portata e poi una volta che esco dalla chiesa porto tutto quello che ho ricevuto. Voi quando io celebro la messa non mi sentirete mai dire, faccio la sfida, sono stato 10 anni a Borgo San Michele, non ho mai sentito, io non dirò mai alla fine della messa, la messa è finita, andate in pace. Lo sapete perché? Perché questa è una tradizione sbagliata e eretica, perdonatemi, fuorviante, del termine latino. Voi sapete come si dice in latino la conclusione della messa? La conclusione della messa è ite missa est, cioè andate, la messa è, cioè tu sei venuto qui a fare cosa? A partecipare alla rinnovazione sacramentale del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, che ti ha insegnato cosa vuol dire dare la vita per la gloria di Dio e per il bene dei fratelli. Ti sei confessato e ti sei pure fatto la comunione magari, quindi hai ricevuto questo nel tuo cuore. Bene, quando esci tu questo devi vivere, non è che esci da qui e poi ti fai gli affari tuoi e la vita un'altra cosa. Quindi c'è questa sincronia, c'è questa unità, capite? È molto importante questa cosa. Certamente la Chiesa è un luogo sacro, ecco perché prima abbiamo un pochino detto parlare a bassa voce, quindi avere il senso dentro la Chiesa, si deve respirare sotto tanti punti di vista, io farò il possibile anche perché migliori questa percezione, il senso della presenza di Dio, d'accordo? Perché abbiamo bisogno ogni tanto di respirare un po', ecco, di avere anche un luogo dove possiamo percepire, e questo ci aiuta molto il nostro luogo, però non è mai separato dal resto, c'è sempre una sincronia. Questa è la fede concreta e vissuta e che anima il nostro operato. Bene, io durante questa messa farò tutte le preghiere possibili perché i nostri cari fratelli, ecco, che sono al nostro servizio, possano avere tutte le grazie dal Signore per compiere bene il loro lavoro. Affidiamo già da adesso, ecco, coloro che sono caduti per questo delicatissimo ministero al nostro servizio. Appuntamento a dopo la celebrazione, tutti quanti vi invito a essere presenti alla cerimonia della deposizione della corona di alloro a coloro che hanno appunto dato la vita in adempimento del loro ministero. Siamo lodati Gesù e Maria.